innanzitutto ti chiederemo un po' se ci racconti la tua storia, visto che... Allora, innanzitutto quest'anno, per la prima volta, Ringo si avvalerà di una nuova ombrellina, ovvero me medesimo. Stiamo cercando di portare un pochino la cultura rock and roll all'interno di questo ambiente che già è rock and roll di suo, perché ieri siamo andati io e Ringo con lo scooterino piratissimi a vedere un attimino qua in circuito le tirate. Ho visto che fanno i 300 all'ora, io non, delle velocità orizzontali così non le ho mai viste. Magari dici verticali, ma orizzontali. Verticali sì, infatti la cosa è nata perché Ringo è un vecchio paracadutista. Cosa che, questa è una new che diamo, una chicca che diamo, che pochi lo sanno. Ringo saltava dagli aerei ai suoi tempi e quindi c'è un pochino questa passione comune che abbiamo per la velocità e per il rock and roll. Abbiamo cercato di unire tutte e due, quest'anno sì, sono io il suo ombrellino. La tua passione per saltare dagli aerei? Ho ereditata da mio padre e da mio nonno. Io vengo da una famiglia di paracadutisti, quindi sono nato in un contesto aviolanzistico e sono cresciuto all'interno di un aeroporto, quindi si può dire che ho iniziato ben presto ad andare su e giù dagli aerei, quindi sì. E l'ho trasformato poi in lavoro e passione, e fino a diventare poi l'unico paracadutista con tanto di Moicano, altri 25 centimetri sulla faccia della terra, quindi brevettato e registrato, perché ho anche un copyright. Non c'è altri che possono farci questa possono cosa. Fare questa cosa che fai tu? Anzi, io spero di sì, modo. Perché così mi pagano i diritti d'autore. Esatto, perché così vorrebbe dire no, che qualcun altro lo riesce a fare. E sgancio un pochino di soldi. Giusto. E dicevi che praticamente ha trasformato la tua passione nel lavoro. Sì, sì, io salto al centro di paracadutismo di Molinella. Molinella di Bologna? Molinella, sì. A Molinella di Bologna c'è anche un centro di paracadutismo presso l'ave di superficie. Abbiamo due aerei, possiamo portare su 48 persone alla volta, quindi chiunque voglia venire può contattarmi sul mio sito privato che è skypunker.it, mi faccio un'automarchetta, almeno non devo fare marchette ad altri, no? Il mio sito personale è skypunker.it, mi contatta e lo mando su con me, e dopo un paio di settimane, se gli prende bene, diventerà così, quindi hai voi. Ok, quindi dici è un virus che piano ha questi effetti secondari. Ti chiedo una cosa, tu dicevi che queste persone che vengono si possono lanciare con te. Sì. E tu quali accorgimenti prima di un lancio, cos'è che dice a queste persone che si mettono delle tue mani? Sì, dico di portare un bel sorriso, perché insieme all'istruttore, che poi tipo no, vieni tu, io ti imbrago me, insieme a noi viene una terza persona come colui che ci sta riprendendo in questo momento, che però è a sua volta un paracadutista e salterà con noi, quindi c'è il filmato del tuo lancio, sarà ripreso ovviamente da un videoman in caduta libera, quindi porta il sorriso, perché così ti rivedrai sorridente mentre voli, capito? Perché tanto non è una cosa che solitamente la gente tra virgolette normale la fa una volta nella vita, poi ci sono quelli che ce l'hanno dentro, secondo me tu saresti un'ottima candidata, nel senso, chissà, vi aspetto. E dimmi una cosa, che emozione prima, dopo e durante il lancio? Cosa che penso che l'emozione sia simile alla tipologia di emozioni che può provare uno qui in circuito. C'è una gran botta di adrenalina prima e durante, una sensazione di un rapporto quasi carnale con l'elemento aria, come qui ci può essere un rapporto quasi carnale con l'asfalto, nel mio caso c'è un rapporto a livello proprio fisico con l'aria, come fare sesso con l'aria. Ed è una gran bella storia, per posso garantire. E le moto invece cosa ci dici? Moto, forza, mi piacciono velocità. Tutte le cose che danno velocità, adrenalina, io le adoro tutte, quindi è una logica conseguenza di questo è trovarmi in questo posto. Ieri sono andato con Ringo a vedere in curva, nella curva, in finale, la velocità che facevano i competitori. È una roba impressionante, perché fare 300-320 l'ora su una due ruote e tenerla non è una cosa semplice, ecco. E un'ultima cosa, poi ti lasciamo andare. La fiducia, secondo te, come componente di quello che fai quando ti lanci, piuttosto di quando hai le persone, no, che si affidano a te? Ti devi affidare completamente nelle mani della persona che ti sta di fronte, che nel più dei casi è un perfetto sconosciuto, quindi devi sperare che vada tutto bene e affidarti alla statistica, che comunque ti dice che è una sosta relativamente sicura. E non ho mai visto, in 33 anni di onorata attività, non ho mai visto un incidente con un lancio in tandem, quindi chiunque lo può fare, è come un giro sulla giostra. Poi ovviamente se uno poi si dedica alla passione in un modo un pochino più serio, fa un corso di paracadutismo, diventa paracadutista,
allora lì il margine di rischio ovviamente aumenta. Dopo però, come tutte le cose, sta nella capacità di una persona di saper dosare le proprie capacità e di non strafare. Anche uno, di non sentirsi mai troppo sicuro in quello che si fa. Sì, cioè la paura è una componente fondamentale di tutta questa tipologia di sport, perché laddove l'elemento paura viene meno, si instaura l'elemento incoscienza, che è quella che ti porta a fare cazzate. Quindi comunque un po' di paura e di rispetto per quello che vai a fare, sia su strada che in aria, ci vuole, ecco, fondamentale. È come un po' il fare squadra in due, no? Sì, per uno sì, che si affida a te. E assolutamente, sì, mi conviene. Va bene, grazie, ti ringrazio, tanto, grazie a te, grazie, e io ti aspetto in aeroporto, questa è una promessa, no? E, anzi, guarda, lo facciamo in diretta, ti lascio i miei contatti. Grazie, che sono qua, quello sono io. Ah, quindi nel mio habitat naturale. Una domanda stupida e banale. Quando ti lanci, no? Riesci a tenere per 4-5 lanci la cresta, se è quella la domanda. Sì.